Adesso io resto qui comoda comoda sul mio sgabello perché torno da Maria Stella Bianco che è da Giannini Air Diffusion e voglio scoprire insieme a lei, insieme ai suoi ospiti, tutte le nuove tendenze dei tagli e non solo. A te Maria Stella, ben ritrovata. Eccoci qua, Barbara. Noi siamo curiosissime e curiosissimi. Quali sono le tendenze 2021-2022 per quanto riguarda i capelli? Allora, abbiamo un ritorno del carré, del bob, davvero in tutte le sue declinazioni. Abbiamo di nuovo delle frange, anche delle frange importanti, molto corte, molto evidenti. Abbiamo il taglio mallet, che è il taglio scalato, però corto, medio-corto, quindi un po' per capirsi un David Bowie reinventato, anche per le donne, sarà di grandissima moda, l'abbiamo già visto nei red carpet, anche a donne star che generalmente amano i capelli lunghi, finalmente se li sono scalati un po', così magari muoviamo un po' questa tendenza. E poi il pixie cut, che è il taglio molto corto, questa volta diciamo forse un po' meno sfilato, un pochino più definito e compatto, un taglio molto chic, molto elegante. Quindi insomma va il corto, Ilaria, ci dobbiamo tagliare i capelli. Non lo diciamo. Vabbè, no. Poi dai, allora sempre... diciamo che dobbiamo accontentare una fascia di clienti insomma abbastanza ampia. Il lungo deve essere texturizzato, quindi capelli mossi, ricci, tornerà di nuovo il volume, ma un volume afro o compatto, questo volume un po' anni 70. E, ecco, l'importante è che il capello non sia proprio abbandonato, deve essere un capello di nuovo curato, forse ci sarà bisogno di andare una volta in più dal parrucchiere per avere un'onda piuttosto che un capello riccio, qualcosa che insomma ci dia un pochino più di frizzante. Movimento. E per quanto riguarda il colore invece, Barbara, quali sono le tendenze? Allora, le tendenze per la prossima primavera-estate, perché insomma stiamo già sopra l'autunno-inverno e abbiamo già visto precedentemente alcune proposte. Il colore sarà un colore succoso, un colore che ricorda la frutta, quindi vedremo dei rossi fragola, dei biondi limone, saranno dei colori molto pieni di sé, molto evidenti. Probabilmente accantoneremo un po' la parte matta o ghiaccio che c'è stata finora, quindi i sabbia, i grigi, tutto quello che abbiamo visto quest'inverno, per ritornare in una nuova esplosione di colori. Invece per quanto riguarda autunno e inverno, che siamo proprio in questi mesi, nel bel mezzo delle tendenze autunno e inverno, quali colori si prediligono? Ma noi proponiamo molto volentieri il senape chiaro per quello che riguarda le tonalità bionde, il sabbia ma non cenere, quindi sempre un sabbia che abbia comunque un'anima, a livello di... perché sai... dobbiamo un po' avere una tendenza in ogni colorazione, quindi nel rosso, nel biondo, nello scuro. Per i castani abbiamo dei castani molto caldi e diciamo forse stiamo accantonando un po' i violacei per favorire i ramati. Il rosso ramato quest'inverno è molto attuale. Prima di chiudere, Barbara, facciamo un attimo un flash su questo ultimo appuntamento dell'Airlab. È stato un bel percorso. Sì, abbiamo raccolto appunto questi 25 professionisti che sono stati con noi in questo percorso formativo per esperti di settore, e dove abbiamo presentato il nostro metodo di taglio e colore, e siamo arrivati alla fine con tra l'altro ospiti oggi, oltre a loro anche una delle classi che seguo io appunto all'Istituto Severini di Cortona, e siamo arrivati oggi alla resa finale dove facciamo vedere le proposte che saranno poi quelle che lavoreremo per il prossimo anno.
Ilaria, se non ci sono domande io torno a darti la linea. Sì, ecco, chiederei solo a Barbara, ecco, l'emozione anche di avere oggi in aula, diciamo così, i più giovani, quali consigli dà a chi si affaccia adesso a questa professione? Io Ilaria lo faccio tutti i giorni perché praticamente insegno tutti i giorni e ho la fortuna di essere con loro. Lo chiamo un privilegio perché stare con i giovani è la benzina del mio motore, davvero. È quello che mi fa creare, mi stimola. E quindi io prendo questo da loro, ma tutti i giorni gli rimando sempre un messaggio, che devono essere innamorati di questo lavoro, devono avere tantissima passione e non solo nel lavoro del benessere, del parrucchiere, dell'estetista. Dobbiamo metterne tanta oggi per emergere. È importante perché siamo tanti, c'è tanta professionalità in giro, soprattutto nel nostro settore, anche nella nostra città. Quindi per emergere bisogna veramente farlo con passione, con tanta passione. Grazie per questo Barbara. Importante messaggio. Io a questo punto... sì, Ilaria, io torno a darti la linea, ci vediamo prestissimo. Grazie a Maria Stella Bianco per i collegamenti che ha curato oggi per Spunti e Spuntini. E prima di chiudere questo blocco vorrei farvi tornare a un momento di solito che noi dedichiamo il lunedì nella trasmissione del lunedì alla trasmissione di prima serata di Teletruria, il club del lunedì appunto, perché vorrei darvi qualche anticipazione che è arrivata proprio dalla redazione del club del lunedì. Questa sera in studio, in diretta, in prima serata a partire dalle 21.15 saranno ospiti del direttore Luca Caneschi e della giornalista Lucia Petraroli, due importantissimi ex giocatori, Celeste Pin, e poi in collegamento ci sarà anche Antonio Di Gennaro. Ma è stata annunciata, non possiamo ancora darvi la conferma definitiva, ma insomma dovrete seguire la nostra diretta della nostra trasmissione sportiva. È stata annunciata, dicevo, la presenza di Enzo Ghinazzi in arte pupo, quindi salvo impegni dell'ultimo minuto parteciperà al club del lunedì, quindi sarà una puntata davvero godibile, quindi il commento delle giornate di Serie A, Serie B dell'Arezzo, che purtroppo affronta una brutta sconfitta, e sicuramente non ci sarà, ci sarà anche modo di parlare dell'attualità con il caso della giornalista di Toscana TV molestata, ecco, anche questi argomenti di attualità che sono entrati appunto nel mondo sportivo di questa settimana. Quindi appuntamento con il club del lunedì questa sera alle 21.15 in diretta sempre su Teletruria. Noi adesso andiamo un attimo in pubblicità e ci sarà poi la possibilità di tornare su Spunti e Spuntini per chi vorrà, perché parleremo dell'associazione La Valigia dei Sorrisi con la clown terapia, quindi restate con noi ancora.